E do subitissimo benvenuto ad Andrea Paltrinieri, professore Università Cattolica. Buon pomeriggio Andrea e grazie per essere con noi sulle fonti. Buon pomeriggio a te, Alexandra, a tutti i telespettatori. Andrea, veramente tantissimi argomenti nel corso di questa giornata. Stavo appunto facendo vedere, partendo sempre dal mercato energetico, perché insomma sono le 14:33, mi sembra anche abbastanza giusto. Ti chiedo naturalmente un commento per quanto concerne il cambiamento delle scorte di greggio. Vediamo un dato positivo, soprattutto rispetto al dato precedente e poi naturalmente alla reazione del greggio in termini di prezzi dei futures. Che quasi nulla. Sì, stavo guardando adesso le scorte. In realtà già ieri sera API aveva ipotizzato una build per ciò che riguarda soprattutto il greggio, e quindi in qualche modo l'Energy Information Administration pare abbia confermato i dati di API ieri sera. Posso dirti una cosa, Alexandra? Secondo me questo mix di dati in linea con ciò che aveva detto API sera non ha tanto influito sull'andamento del petrolio nella giornata odierna. Abbiamo visto una reazione minima, eravamo leggermente negativi poco prima dei dati, adesso siamo leggermente positivi. Ovviamente magari devo andare a vedere che cosa ha fatto la produzione, che cosa ha fatto anche il cashing, però mi sembra che sia un dato deludente rispetto alle stime degli analisti che vedevano una draw di petrolio. Ma dall'altro lato credo che sia già stato incorporato nei prezzi con riferimento alla giornata precedente, quindi con riferimento rispetto a ciò che è uscito ieri sera alle 22:30 con l'API. Molto più impattante, a mio modo di vedere, sono state le diverse comunicazioni che ci sono succedute nella giornata di ieri con riferimento al rilascio delle scorte strategiche da parte dell'amministrazione Biden e nella giornata di oggi con riferimento alla controreazione dell'OPEC sul mercato globale del petrolio. Quindi io credo sia un dato certo importante per noi. Adesso andremo a vedere e andremo a stimare bene quale sia stata la domanda nella settimana precedente. Mi sembra abbastanza robusta per ciò che riguarda il gasoline, un pochino meno per ciò che riguarda i prodotti crude light, quindi nella componente WTI. Ecco, però credo che il focus del mercato in questi giorni sia nella diatriba Biden-Cina da un lato e OPEC Plus dall'altro. Infatti stiamo vedendo anche il cambiamento delle importazioni di petrolio, delle scorte di petrolio greggio, modifica della produzione di carburante distillato meno 0,058 milioni di barili, cambiamento delle scorte di distillati e variazione delle scorte di olio da riscaldamento a 0,375 milioni di barili. Questa è la situazione in termini di dati macro, sono veramente tanti oggi. Poi abbiamo anche nucleo di prezzi PCE annuale al 0,4%, nucleo di prezzi PCE mensile per il mese di ottobre al 4,1%, anche qua siamo perfettamente in linea con le attese, non mancano anche le condizioni del Michigan, condizioni attuali e aspettative del consumatore finale al 63,5 rispetto al Michigan condizioni 73,6. Innanzitutto volevo capire per quanto concerne sempre l'inflazione, che sembra che sia perfettamente in linea con le attese, però dall'altra parte sottolineiamo sempre il fatto che effettivamente le attese erano abbastanza alte già. Certo, allora i dati di oggi ci hanno dato un ulteriore quadro per ciò che riguarda l'inflazione, perché noi sappiamo che quando escono le stime del prodotto interno lordo americano, tra l'altro in un intorno di poco inferiore rispetto alle attese oggi per ciò che riguarda gli Stati Uniti, quindi 2,1%, abbiamo poi il dato sul PCE, quindi quel famoso indicatore che guarda la Federal Reserve per poter il principale, molto di più dell'indice dei prezzi al consumo, l'indicatore che guarda la Federal Reserve per implementare le proprie decisioni di politica monetaria. Ecco, è vero che siamo stati in un intorno delle attese per ciò che riguarda il PCE, però siamo sempre ad un livello superiore del 4%. Quindi questo lo teniamo lì. Mettiamolo assieme ad un indice dei prezzi alla produzione che ha sempre una variazione anno su anno in doppia cifra, e mettiamolo assieme ad un indicatore dell'indice dei prezzi al consumo, la cui ultima lettura è 6,2%. E questi sono i dati sull'inflazione. Poi aggiungiamo altre due componenti. Oggi è uscito il dato sui sussidi di disoccupazione, e davvero io credo sia stato il dato più importante del pomeriggio, mi consentiranno i telespettatori, perché 199.000 unità è veramente un dato molto robusto. Mettendolo assieme alla forza lavoro, quindi alla partecipazione delle persone al lavoro, ecco, questo ci fa capire come davvero
come prevedevo, secondo me ci stiamo avvicinando ad un regime di piena occupazione negli Stati Uniti in modo molto più veloce rispetto al previsto. Che cosa comporta questo? Comporta che meno persone chiedono i sussidi di disoccupazione e va bene, ma molte persone anche cercano di cambiare lavoro, quindi si licenziano per poter trovare un lavoro a redditi più alti, e questo lo vediamo sia con riferimento alle ore lavorate sia con riferimento allo stipendio che percepiscono, che tende ad aumentare nel corso dei periodi. E questo trova conferma in un ulteriore dato che abbiamo visto questa mattina, ovvero se cerchiamo di dividere il PIL nelle sue componenti principali, comunque i consumi sono stati davvero importanti, quindi la componente dei consumi è stata importante, superiore alle attese, ma poi se andiamo ulteriormente nel dettaglio vediamo che anche circa mezz'ora fa è uscito un altro dato relativo agli stipendi dei lavoratori statunitensi, che è stato di molto superiore alle attese, lo US Income. Quindi questo quadro che cosa ci dice per ciò che riguarda l'inflazione? L'inflazione c'è dal lato dell'offerta e lo sappiamo, ci sono i supply bottlenecks che quindi sono stati confermati per esempio anche questa mattina dall'indice IFO tedesco per ciò che riguarda la componente europea, e dall'altro lato i consumatori, in particolare americani, continuano a consumare. Lavorano tutti, consumano, hanno degli stipendi più elevati. Ecco, secondo me, Alexandra, questo è un mix di componenti che non può far altro che mettere la Federal Reserve in allerta. E effettivamente abbiamo visto mezz'ora fa Daly, un membro della Federal Reserve, dicendo dire che non sarebbe sorpreso di avere uno o due incrementi di tassi di interesse l'anno successivo, e quindi per la prima volta guardare in avanti rispetto alla fase di tapering e al processo probabilmente di accelerazione che ci sarà per ciò che riguarda la riduzione degli acquisti di treasury americani e di mortgage-backed securities. Questo lo vediamo anche nel mercato obbligazionario, infatti oggi abbiamo visto un treasury decennale per la prima volta avvicinarsi all'area dell'1,70%, siamo in un intorno dell'1,68%, che è anche un dato abbastanza rilevante considerando che in alcune aree globali si sta assistendo alla quarta ondata del Covid. Quindi ecco, credo che oggi sia uscito un insieme di dati che ci possa dare una visuale della componente inflazionistica, ma anche dal lato della domanda americana, cioè faccio vedere come la domanda americana sia effettivamente robusta, stia rimbalzando rispetto alla fuoriuscita della stima flash del prodotto interno lordo di questo trimestre, e probabilmente andremo a chiudere, al di là di altre ondate pandemiche negli Stati Uniti, andremo a chiudere il quarto trimestre in modo molto robusto, in modo molto strong per ciò che riguarda il prodotto interno lordo, per ciò che riguarda la domanda e probabilmente per ciò che riguarda l'aumento di prezzi. Ecco, un punto importante, Andrea, a mio avviso, è il fatto che forse il mercato, dopo l'uscita di questi dati, fra le altre cose le richieste iniziali di disoccupazione spettacolari, 199.000 sui minimi da 1969, dunque veramente tanti tanti anni fa, altro che i livelli pre-pandemici. E dunque mi chiedo, considerando la reazione dei mercati, qua si scontano almeno due rialzi di tassi di interesse entro metà 2022 o meno? Guarda, ho guardato proprio l'altro ieri su Bloomberg una serie di stime per ciò che riguarda gli analisti a livello globale. Per il momento siamo ad una media di 1,75 analisti che prevedono due rialzi di tassi di interesse. Quindi vedo un insieme di analisti che possano prevedere tra l'uno e i due rialzi dei tassi di interesse all'interno del 2022. Quindi questo è un punto di vista importante. L'altro punto di vista importante, a mio modo di vedere, è quando il rialzo dei tassi di interesse possa avvenire. Perché perlomeno nelle stime che vedo io si parla della seconda metà avanzata dell'anno. Però ecco, io credo che alcuni dei dati recenti possano far percepire come alcuni membri hawkish della Federal Reserve, come ad esempio Daly, l'abbiamo citato oggi, ma come ad esempio Ballard, possano avere magari ragione, ovvero sulla classica non temporaneità, ormai l'abbiamo capito, dell'inflazione, a cui si sta accompagnando però una fortissima domanda dei consumatori americani e un mercato del lavoro che, come ha detto Daly oggi, sta girando a pieni cilindri. Ecco, se questo dovesse perdurare anche nel periodo di dicembre, che tendenzialmente è favorevole al mercato del lavoro, a prescindere dalle variazioni meteo di cui poi dovremo parlare per ciò che riguarda il mercato energetico, ma al di là delle variazioni meteo dovremmo assistere ad un periodo favorevole di dicembre anche rispetto allo scorso anno. Ecco, io mi chiedo se effettivamente la Federal Reserve non debba accelerare il ritmo di tapering e poi iniziare un aumento dei tassi di interesse un pochino prima del previsto,
rispetto alle attese degli analisti. Questo qualche analista dell'area di New York lo sta già dicendo. Perché ci sono comunque, insomma, dei presupposti, un mercato del lavoro in forte miglioramento, c'è stato sempre trade-off negli ultimi mesi da parte della Fed tra mercato del lavoro e inflazione, hanno scelto, tra virgolette, il mercato del lavoro, però a questo punto, secondo me, l'inflazione inizia a pesare sulle tasche dei consumatori, anche se però loro continuano a consumare senza alcun dubbio, tanto che Biden ha cercato di fare questa mossa quasi disperata con ovviamente il rilascio delle scorte di petrolio, di cui ne parleremo tra poco, però effettivamente non avrà alcun impatto sul consumatore americano di breve termine, e cioè la stagione natalizia e la stagione vacanziera. Sì, il consumatore americano ha consumato, sta consumando e continuerà a consumare. Sta andando a pieni cilindri adesso l'economia, ha ragione Daly. Questo lo vediamo per esempio anche con l'indicatore della fiducia dei consumatori rielaborata dall'Università del Michigan. L'abbiamo visto con le vendite al dettaglio. Ecco, sono curioso di vedere anche le vendite al dettaglio di dicembre. Ovviamente è sotto il focus di tutti il fatto che il consumatore americano probabilmente all'interno del periodo natalizio spenderà di più. Lo vediamo all'interno della componente dei consumi del prodotto interno lordo. Lo vediamo considerando il proprio l'income, lo US income che è appena uscito. Cioè il consumatore americano ha uno stipendio più alto, in media cerca di avere un lavoro migliore andandosi a licenziare e trovare uno stipendio più alto, lavora molte più ore e quindi per il momento si può anche permettere una bolletta energetica un pochino più elevata, tanto gli acquisti li fa. Il mercato comunque va bene, perché ricordiamoci bene che gli americani, i consumatori americani investono sempre parte dello stipendio nello Standard & Poor's 500 e siamo comunque vicini ai massimi storici, e di conseguenza continuano a estrarre ricchezza anche dal mercato e continuano a spendere. Questo è un circolo virtuoso che, se non viene bloccato ulteriormente da un'ulteriore ondata pandemica, io credo si possa protrarre nel 2022. E quindi che, qual è il contraltare? Il rialzo dei prezzi. Finché il rialzo dei prezzi è sotto controllo, bene. Quando poi il rialzo dei prezzi inizia ad essere eccessivo ed inizia a pesare sulle tasche del consumatore americano, allora ecco, questo può creare problemi e può comportare il fatto che la Federal Reserve debba, come dire, rincorrere un aumento di tassi di interesse superiore rispetto a ciò che potrebbe essere nel caso iniziasse prima. Allora, intanto stavo mostrando, mentre parlavamo, questi sono i livelli del petrolio, ovviamente è un punto abbastanza importante dopo le mosse da parte della Casa Bianca, cercando di far capire al mercato, beh, anche noi possiamo, tra virgolette, gestire i prezzi dei futures in questo modo. Beh, è vero, il WTI è sotto gli $80, il Brent torna a $82 netti in questo istante, anzi poco al di sopra, e volevo capire in termini di anche propaganda politica, perché non è altro, almeno a giudicare dai prezzi, dai risultati, è servito? Allora, guarda Alexandra, c'è una diatriba che sta intercorrendo tra, come dire, noi analisti energetici in diversi ambiti. C'è qualcuno che ritiene che sia stata una mossa ottimale non solo dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista della supply-demand balance, quindi del rapporto tra domanda e offerta. Perché? Qualcuno ritiene che, essendo stati immessi nel circuito 50 milioni di barili, che poi alla fine sono della qualità sour, quindi non proprio della qualità WTI, ma della qualità un pochino più simile al Brent, ecco, questo comporta il fatto che siano circa un nono delle scorte complessive presenti nel sistema americano, che quindi sia un buon ammontare di barili immessi all'interno del processo di raffinazione del petrolio, di circa 3 giorni per ciò che riguarda la componente americana, e che quindi sia un ulteriore afflusso di offerta all'interno di un mercato che dal punto di vista fisico comunque non è così, come dire, stretto, così tight come la curva forward e future tende ad implicare. Poi c'è un'altra parte degli osservatori, a cui, come dire, appartengo anch'io, che ritiene che sia invece una mossa un pochino azzardata. Perché? Perché è vero, sono d'accordo con questi dati, però da un lato il mercato si aspettava probabilmente 25, 30 se non 50 milioni di barili in più. Dall'altro lato io comunque mi chiedo questo. Punto 1, che cosa farà l'OPEC Plus per cercare di controbilanciare queste misure? Abbiamo visto che è appena uscito un comunicato in cui comunque Arabia Saudita e Russia, proprio un'ora fa, cercheranno di parlare del problema e vedranno se per esempio bloccare gli aumenti di produzione,
Allora qualcuno dice che questo possa essere a vantaggio di Biden e della sua campagna di natura politica, perché proprio, come dire, questo riuscirà ad alimentare i suoi sforzi e a dire che effettivamente ha avuto ragione nel rilasciare le scorte, perché poi questo comporterà un cambiamento dell'attitudine e dei programmi dell'OPEC Plus. Io però, Alessandro, aggiungerei due punti, ovvero: che cosa potrebbe succedere nel caso in cui il mercato poi avesse timore di quella che si chiama la spare capacity, cioè del fatto che, considerando che Stati Uniti, Cina e India rilasciano le riserve strategiche, poi ci sia un ulteriore terrore del mercato dicendo: bene, adesso non abbiamo più a disposizione riserve strategiche? Questo è il punto uno. E il punto due è: quali potrebbero essere gli effetti derivanti dal successivo riacquisto per fare lo stock ulteriore delle riserve strategiche da parte degli Stati Uniti e da parte della Cina, e a che prezzo verrebbe questo acquisto? E questo, come ben sappiamo, potrebbe essere un ulteriore incremento di domanda. Ecco, quindi attenzione che ci sono diversi aspetti da considerare, e vivamente spero che l'amministrazione americana, che tra l'altro, di cui tra l'altro ieri sappiamo che il segretario dell'energia non sa neanche i consumi giornalieri di barili di petrolio nell'intervista che ha effettuato, ecco, spero che il Dipartimento dell'Energia americano sappia bene anche valutare gli effetti di un ulteriore blocco alle esportazioni, come si è paventato, o addirittura di un ulteriore blocco dell'esportazione di gas naturale liquefatto, come si è paventato questa notte. Mi auguro che non lo prendano neanche in considerazione, che siano solo dei rumors. Ecco, come quadra questa politica degli ultimi 48 ore di Biden con la sua agenda di COP26? Ecco, mettere in legame questi due elementi non è semplice. Io penso che questa politica sia più inerente al processo di midterm e alle problematiche relative all'inflazione rispetto alla politica del COP26. Perché dico questo? Perché è chiaro che io credo che il focus di Biden sia quello di limitare la componente inflazionistica. Per limitare la componente inflazionistica nella sua agenda, cerca di fare tutto il possibile per limitare la componente core dell'indice dei prezzi al consumo, e quindi la componente energetica. Ed è per questo che cerca di proporre anche cose insensate, come il blocco delle esportazioni di petrolio dagli Stati Uniti, oppure il blocco delle esportazioni di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti, che poi alla fine possono avere gli effetti opposti, perché riducono la produzione interna e potrebbero incrementare ulteriormente i prezzi. Io credo sia quello il focus, perché è chiaro che se poi l'agenda parla continuativamente di petrolio, quando due settimane fa sappiamo che invece il petrolio potrebbe essere in qualche modo utilizzato solo come fonte di energetica di transizione assieme al gas naturale, ecco, capisci bene, Alessandra, che ci sono dei problemi anche, potrei definirli, in relazione a conflitto di interessi. Quindi, e direi, per il momento il focus di Biden adesso è il midterm, il focus è cercare di ridurre l'inflazione con tutti gli strumenti possibili. Io temo che questo rilascio delle scorte, nonché altri strumenti che ho appena spiegato, non siano quelli idonei per poter controllare l'inflazione. Io credo che gli strumenti idonei siano appunto quelli della banca centrale, ovvero un'accelerazione del processo di tapering e un aumento di tassi di interesse, tra l'altro in un momento in cui l'economia sta veramente tirando a pieni cilindri. No, assolutamente sì, perché stiamo vedendo un'economia americana ai livelli pre-pandemici, con un'inflazione americana ben al di sopra dei livelli pre-pandemici, e dunque gran parte della comunità si chiede, se non ora, quando. Allora, ci riferiamo non al tapering, al rialzo dei tassi di interesse, ovviamente, per essere pienamente chiari. Grazie mille. Ma certamente quando? Ovviamente con i rendimenti reali negativi ai minimi storici. Quando? Se non alziamo i tassi di interesse adesso, quando li alziamo? Quando l'economia americana torna in una fase di stagnazione o addirittura di recessione? Questa è la domanda che mi faccio. Staremo a vedere, perché effettivamente sarà molto interessante anche la prossima conferenza stampa di Jerome Powell insieme a Lael Brainard, la sua nuova vice, che ovviamente sarà la sua vice da gennaio 2022, però per carità è quasi un ticket, quasi un team Powell-Brainard, quasi un team politico tra virgolette, alla USA. Sì, infatti adesso non è stato solo detto nei diversi annunci, abbiamo riconfermato Powell, ma abbiamo confermato anche Brennan come vicepresidente, assieme a Yellen come, diciamo, chiamiamola così, componente del tesoro americano. Quindi abbiamo due membri proprio dovish,
con Powell che dovrà cercare di fare un mix tra le diverse richieste di alcuni membri della Federal Reserve piuttosto hawkish e il suo vicepresidente che è dovish. Quindi certamente la sintesi, però credo che nella prossima riunione sarà un po' difficile. Ecco, poi aspettiamo il dato dei non farm payrolls ovviamente la prima settimana di dicembre e cercheremo di vedere che cosa possa accadere. Ecco, spero che Powell non adotti l'approccio della banca centrale turca, altrimenti ne vediamo gli effetti. No, però per noi giornalisti, io lo dico sinceramente, sarà molto interessante, immagino anche per voi, a spiegarlo ai studenti come si fa, ecco, ad intraprendere queste misure di politica monetaria non convenzionali, a dir poco. Grazie mille Andrea Paltrinieri, professore Università Cattolica, alla prossima occasione e grazie ancora. Grazie mille Alexandra, a te e una buona serata a tutti i telespettatori.